pieno, grazie. Io avevo pure. Tornano a salire i prezzi dei carburanti mai così alti dal 2014. Siamo arrivati quasi a 2 euro al litro la benzina al servito, quindi... Prima facevo un pieno 43, mo 58. Le compagnie petrolifere durante il lockdown hanno perso un sacco di soldi e adesso che cosa fanno? Recuperano quello che hanno perso. Cioè noi siamo dipendenti, non è che possiamo fare qualcosa. Voi non vi cambiano stipendio? No, magari. Beh, è aumentata di tanto, 20 benzina normale, quindi io che mi muovo anche da fuori Roma, insomma... Mi pesa. È meglio bere il litro di vino che prendere la benzina, perché costa quanto il vino. Decidiamo allora di buttarci sull'elettrico. Elettrica. Elettrica. Perché abbiamo circa 20 milioni di macchine che sono inquinanti. Per poter pensare ad un ricambio completo di queste macchine ci vorranno decenni. Quindi io al momento, se voglio comprare un'auto elettrica, che incentivo ho? Oggi non ha nessun incentivo perché si è esaurito il fondo. Secondo me non siamo pronti ancora per l'elettrico. A volte serve ricaricare, non trovo, perché le colonie magari sono presenti ma non sono attivate. Sono a ricarica lenta? O sono a ricarica lenta. E i tempi d'attesa per la ricarica? Bisogna imparare ad ingannare il tempo. Di solito la ricarichiamo nel parcheggio di casa. Oggi ho accompagnato mia moglie dall'estetista, quindi inganno un po' il tempo qui. Nel tempo poi come si fanno a smaltire tutte quelle batterie? Io ho i parenti in Sicilia, mi sono accorto che c'è una colonnina soltanto a Reggio Calabria. E come ci arriva a Reggio Calabria spingendo la macchina? Allora, Alan Friedman, voglio ripartire di nuovo con te perché vogliamo lasciare per un momento da parte gli impegni dei grandi e andare sul prosaico. Oggi la benzina in Italia costa mediamente 1,74 euro, un anno fa era 1,38 euro. Poco di meno il diesel, ma il divario rispetto all'anno precedente è comunque grande. È qualcosa di inarrestabile questa crescita dei carburanti fossili e magari anche necessaria per contenere le emissioni di CO2 nell'aria?